Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, un frigo portatile della Vevor con connessione Bluetooth verso il vostro smartphone. Quindi potrete anche controllare questo frigo direttamente dal vostro smartphone. Ma prima di vederlo in azione, prima di vedere le sue caratteristiche, vediamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Troviamo subito il nostro frigo avvolto da questo polistirolo protettivo, andiamo a estrarlo dallo scatolone. Quindi una volta estratto è dentro veramente pressato nella scatola di cartone. Andiamo a togliere il polistirolo protettivo. Su interno abbiamo una scatola dove dovremmo avere tutti i cavi di collegamento per l'alimentazione. Infatti abbiamo un alimentatore che andremo ad utilizzare con la corrente di casa e poi un cavo invece che sarà quello che ci permetterà di utilizzare e refrigerare quando siamo in auto con un camper, quindi con la classica presa accendisigari che abbiamo su tutte le auto camion o camper. Dopodiché abbiamo un manuale di istruzioni davvero molto semplice, ben spiegato, con tutte le immagini. La spiegazione è davvero molto molto chiara, anche se non è in lingua italiana ma in lingua inglese, ma con tutte le figure si capisce davvero molto molto bene. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Come vi ho detto, lui è un frigo del marchio Vevor, lo trovate direttamente nello store Vevor che vi invito ad andare a visionare, sia per questo prodotto che per qualsiasi altro prodotto ragazzi che vogliate acquistare, perché lì trovate prodotti assurdissimi. Sì, trovate prodotti diciamo standard come può essere un frigo portatile, ma trovate anche prodotti veramente incredibili che normalmente non siete abituati a vedere in uno store, ve lo posso garantire. Andate a guardare qua sotto, trovate il link in descrizione per vedere lo store Vevor e per vedere anche lui con anche il codice sconto per poterlo acquistare. Questo prodotto l'ho trovato veramente super interessante per quanto riguarda le sue performance. In questo momento sta andando con l'alimentazione domestica, perché come avete visto all'interno della confezione abbiamo sia l'alimentatore per collegarlo alla rete elettrica della nostra abitazione che per collegarlo, ovviamente essendo un frigo portatile, alla presa 12 volte dell'accendisigari della vostra auto. Quindi ragazzi, è un prodotto che diventa davvero molto utile in tantissime situazioni. Ovviamente quando andiamo a fare magari un picnic, una gita o magari su un camper o su un camion, cioè tutte queste possibilità ovviamente, e in più anche magari in casa quando magari siete sul terrazzo o siete comunque magari in giardino e volete avere delle bibite fresche, tenere fresco, e volete tenere in fresco qualcosa che volete tenere lì comodo, lui diventa un prodotto davvero fantastico. La cosa interessante sono anche le sue prestazioni per quanto riguarda le temperature. Lui riesce ad arrivare fino a meno 20 gradi, quindi riesce a mantenere la roba congelata praticamente, e anche questo ragazzi è un dettaglio da non sottovalutare. Quindi è un frigo o anche un congelatore se vogliamo, perché riesce a mantenere temperature davvero molto molto basse. In questo momento sta funzionando con la rete domestica, quindi con la mia rete elettrica di casa, e sentite ragazzi quant'è silenzioso. Il mio microfono è qua, qua c'è il motore che sta raffreddando e sentite ragazzi, non si sente, pazzesco, è davvero super silenzioso. Come vi dicevo inizio video, lui ha dalla sua ragazzi una connessione Bluetooth che tramite un'applicazione dedicata, come vedremo tra poco, è in grado di gestire e di tenere sotto controllo quello che lui sta facendo. Quindi potremmo vedere quanti gradi c'è al suo interno, potremmo andare a modificare la temperatura, quindi abbassare ed alzare la temperatura tramite l'applicazione, e configurare anche altre opzioni. Ovviamente non è l'unica soluzione l'applicazione, sì, perché sopra di lui abbiamo un bellissimo display digitale che ci permette ovviamente di fare le stesse identiche cose che facciamo tramite l'applicazione, ma fatte tramite ovviamente questo display con 4 tasti. Qua abbiamo il tasto d'accensione e spegnimento, vedete, così abbiamo spento il frigo, così lo andiamo ad accendere. Qua abbiamo il simbolo dell'ingranaggio, perché tenendolo premuto, vedete, possiamo passare da max a eco, che sarebbe ovviamente la modalità di consumo del nostro frigo. Dopodiché tenendola premuto ulteriormente, quindi per qualche secondo, entriamo in un'altra modalità, vedete che lampeggia la lettera M. Se io adesso vado a cliccare, sposto da su H o su L o ritorno ad M. Questa cos'è? È la modalità di mantenimento della batteria della nostra auto se andiamo a collegarlo appunto alla
nano a strato. In questo momento lui non sta usando la batteria, sta usando la corrente di casa, infatti adesso vedete che qua è tutto al massimo ed ha 14,6 volt che è la corrente rilasciata dal suo alimentatore. Ma se lo andiamo a collegare alla presa 12 volt della nostra auto, allora a quel punto vedremo che qua cambiano i volt utilizzati e anche la batteria ovviamente avrà un consumo quello della nostra auto. Quindi potremo decidere come mantenere la batteria della nostra auto, se su una modalità molto più aggressiva, media, o una modalità diciamo low più delicata. Qua sotto invece abbiamo Max o Eco, che è proprio la modalità di performance invece del nostro frigo, quindi quanto vogliamo che lui consumi proprio in generale. Qua sotto abbiamo il più e il meno. Con il meno andiamo ad abbassare i gradi, adesso vedete posso arrivare fino a meno 20, ok, e lui scenderà il più possibile vicino a questa temperatura. Adesso l'ho appena fatto partire a inizio video, c'erano circa 30 gradi qua fuori perché sono fuori sul terrazzo, quindi sono circa 30 gradi, lui era più o meno a quella temperatura, adesso è già sceso a 22, ma scende molto molto rapidamente. Col tasto più ovviamente faremo salire la temperatura. Poi qua in basso invece abbiamo uno sportellino in gomma dove sotto c'è una presa USB che serve per andare a ricaricare i nostri dispositivi, quindi gli smartphone o qualsiasi altro dispositivo che vogliamo andare a ricaricare tramite la presa USB. E come avete visto nell'unboxing, avete comunque incluso in confezione il cavo per andare a collegarlo alla presa 12 volt della vostra auto. Adesso lo andiamo a collegare alla presa 12 volt con un alimentatore che io ho qua, che ha l'innesto a 12 volt, per farvi vedere come cambia il discorso del voltaggio e del consumo della batteria qua sopra. Vedrete che non avremo più 14,6 volt qua sul display come avevamo adesso, ma ovviamente sarà diverso perché sarà il consumo della batteria della nostra auto. Quindi adesso andiamo a collegare i nostri 12 volt, inserisco il suo adattatore 12 volt e adesso lui è alimentato con la batteria a 12 volt. Perfetto, vedete che adesso non abbiamo più 14,6 volt ma abbiamo 13,3 volt che è la corrente erogata dalla batteria a cui ho collegato la presa accendisigari, quindi non abbiamo più 14,6 dati dall'alimentazione della rete domestica, quindi qua abbiamo il consumo reale di quello che sarebbe l'erogazione della batteria della nostra auto. E adesso è arrivato il momento di vedere un'altra caratteristica che ritengo davvero molto interessante, che è la possibilità di andare a controllare questo frigo portatile con l'applicazione. L'applicazione si chiama CartFryger, disponibile sia per iOS che per Android, basta andare ad aprirla. Una volta aperta lui andrà a rilevare il Bluetooth del nostro frigo portatile e una volta che l'avrà trovato andrà a connettersi. Vedete che io ho tutte le impostazioni che ho qua sul display, infatti vedete che lo avevo puntato a meno 20, quindi vedete che c'è un meno 20, ho anche il consumo della batteria, quindi 13,3 volte che è il consumo attuale della batteria, con anche la percentuale ovviamente di carica della batteria che in questo momento è al 100% perché ovviamente era molto molto carica. Poi nella parte superiore vedete abbiamo la temperatura reale che abbiamo all'interno del frigo in questo momento, 14 gradi, vi ricordate che poco fa erano 22, adesso sono già 14 e siamo partiti da 30 circa, forse 28, quindi davvero veloce nel far scendere la temperatura. Dopodiché con lo slide che abbiamo sotto possiamo andare a aumentare la temperatura, vedete in questo momento posso farla salire tipo a magari 4 gradi, 5, ecco vedete che lui adesso si è impostato con la nuova temperatura. Sotto abbiamo tutte le impostazioni che abbiamo visto anche sul suo display, quindi Eco che ci dà la possibilità di un risparmio energetico, altrimenti sarà su M come abbiamo visto che è la modalità quella performante. Poi abbiamo Lock che va a bloccare ovviamente il touch, tutti i tasti del nostro frigo. Poi possiamo passare da centigradi a Fahrenheit come misurazione della temperatura, dopodiché abbiamo il tasto per andare a fare l'accoppiamento Bluetooth nel caso lui non lo facesse da solo, e poi abbiamo la modalità del consumo della batteria nel caso utilizziamo la batteria della nostra auto, quindi non più la corrente domestica ma la batteria della nostra auto. Io in questo momento ho su M, quindi lui avrà diciamo un consumo medio per quanto riguarda l'ottimizzazione della nostra batteria, quindi sarà un salvaguardare la batteria della nostra auto per non trovarci con la batteria a terra, ma potremo passare su M per avere più performance o su
L per avere un consumo LOV, quindi molto molto più delicato. Quindi avete visto, ragazzi, che figata che anche il discorso del Bluetooth per andare a controllare questo frigo portatile, davvero davvero super super interessante. Ma adesso è arrivato il momento di vedere le sue dimensioni interne, per vedere quanta capacità e quante cose, diciamo, possiamo andare a mettere al suo interno. Quindi andiamo a vedere. La sua capacità è di 15 litri. Adesso io ho messo dentro un po' di cose a caso proprio per farvi capire quanta roba ci sta, però vedete che in profondità quanto spazio c'è ancora. Io adesso ho messo una bottiglia da 1,5 litri, una bottiglia da 0,5 litro, bottigliette da 200 ml, le bottigliette del Crodino, cioè, però ragazzi, vedete che tipo qua del Crodino ci stanno in piedi e c'è ancora spazio, quindi veramente pazzesca la quantità di roba che potete mettere al suo interno. Vedete che abbiamo ancora spazio in altezza, davvero pazzesco. Questa non ci sta per un pelo in piedi, però sdraiate ce ne stanno veramente veramente tante. Secondo me ci stanno un 15-20 bottiglie tranquillamente, ragazzi, senza nessun problema. Cioè, guardate quanto spazio abbiamo, 15 litri che secondo me sono davvero una quantità perfetta, soprattutto per campeggio, per una festa in giardino, per qualsiasi cosa. È una dimensione secondo me ottimale, anche perché poi sennò non è più un frigo portatile ma diventa un frigo domestico. Quindi secondo me un prodotto davvero davvero pazzesco. Quindi ragazzi, avete visto che spettacolo che è questo frigo della Vevor. Come vi ho detto, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Il suo prezzo è di circa 160 euro, poi con il coupon sconto che vi lascio qua sotto il prezzo si abbassa ulteriormente, quindi dategli un'occhiata se siete interessati, e date un'occhiata a tutto lo store Vevor, perché come vi ho detto lì trovate dei prodotti che non trovate negli store che normalmente andate a guardare, ve lo posso garantire, c'è una varietà di prodotti pazzeschi. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo frigo portatile della Vevor da 15 litri con connessione Bluetooth verso lo smartphone per il suo controllo oltre che il suo display digitale vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, quindi tutte le offerte di tecnologia lì le trovate. E sempre se vi va, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi li ho usati magari solo per la recensione, e lì trovate a prezzi davvero molto molto bassi, cioè da prezzacci incredibili, e sono praticamente nuove. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!